È iniziata oggi, con la presentazione formale delle firme a sostegno delle candidature, la corsa per la segreteria del Partito Democratico. Quattro i nomi in campo, in rigoroso ordine alfabetico: Giuseppe Civati, Gianni Cuperlo, Gianni Pittella e Matteo Renzi. La contesa democratica, ha detto oggi il segretario del PD Guglielmo Epifani, sarà fondata sui programmi e sul merito. Abbiamo l'orgoglio di rappresentare un partito in cui la contendibilità del ruolo di segretario è assicurata a tutti. Matteo Renzi comincerà la sua corsa dalla Fiera del Levante di Bari, dove ha dato appuntamento per un discorso programmatico che sta alimentando crescenti aspettative. Dopo Bari, per l'ex rottamatore, sarà la volta del Trentino. A cercare di invertire l'esito del congresso, che vede Renzi favorito, saranno Gianni Cuperlo, che domani parteciperà all'iniziativa di campo democratico organizzata da Goffredo Bettini, e Giuseppe Civati. Per il deputato lombardo, che non ha mai votato la fiducia al governo Letta e teorizza una fusione politica con SEL, il campo di gioco è quello della sinistra del partito. Nel ruolo di outsider, il vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella, che punterà tutto sul profilo europeista del PD e sul suo radicamento nelle regioni del Sud. Allora, queste sono Le candidature pervenute fino alle ore esattamente in questo momento 19:59, quindi c'è in teoria ancora un minuto di un tempo minuto di per tempo per eventuali altri candidati. com'è andata? Ci sono stati No, no, problemi? anche perché la procedura di deposito delle candidature era abbastanza semplice. Come funziona velocemente? Funziona che i presentatori dei candidati alla segreteria del partito sono venuti qui da noi presentando naturalmente la dichiarazione di candidatura, le linee politico-programmatiche dei candidati e le sottoscrizioni previste dall'articolo 3 del regolamento, così come distribuite in almeno 5 regioni di almeno 3 circoscrizioni europee, ovvero da almeno il 10% dei membri uscenti dell'Assemblea nazionale. Tutti hanno depositato la documentazione necessaria e richiesta nei termini, non solo temporali ma anche sostanziali, e quindi, salvo verifiche successive della Commissione, comunque le candidature sono tutte regolarmente presentate. Prossimi passi a questo punto. Parte la campagna elettorale. Parte la campagna elettorale.